quindi fatemelo da soli un applauso, perché veramente vi rimangi. Poi ci sono dei reperti archeologici qua loro, non solo i capi tribù, ma ho visto fuori che c'è ancora gente con la bandiera rossa, la falce e il martello. Quindi, ci vuole un museo anche per i compagni, per gli ultimi residuati che pensano che il comunismo sia la soluzione. Dai, va bene. Una risata li accompagnerà. Io vi dico grazie, prima siamo stati a Olbia dove non c'era abbastanza spazio per contenere le centinaia di persone che c'erano in sala, questo mi dice che ho una colpa, quindi devo rimediare, che sono venuto troppo poco in Sardegna, quindi mi rivedrete spesso, questo è il mio... E quindi ci rivedremo spesso. Ma io sentivo, noi non veniamo con barchette magiche, attenzione qua, nessuno viene a salvare nessuno, Salvini non salva il mondo, Salvini non salva la Sardegna. La Sardegna la salvate voi, la Sardegna la salvano i sardi. Non avete bisogno di qualcuno che venga da Milano a Roma a spiegarvi come rilanciare questa terra. Io semplicemente sarò uno strumento per ricostruire quelli che altri hanno distrutto, a partire dal diritto alla salute. Com'è possibile risparmiare sulla sanità dei sardi? Se bisogna risparmiare, si può risparmiare sugli immigrati che prendono anche proprio per prima. E abbiamo cominciato, Cinque mesi fa, quando sono arrivato al Ministero, mi dicevano, e ve li ricordate anche i telegiornali, fino a cinque mesi fa, i barconi arrivano, cosa vuoi farci? Gli immigrati arrivano, è un fenomeno epocale, inarrestabile, ci sono i trattati, ci sono le regole, bisogna aspettare l'Europa. E io però l'Europa l'ho aspettata un giorno, due giorni, tre giorni, dopo una settimana ho smesso di aspettare l'Europa, due colpi di telefono, i porti italiani sono chiusi, di questa gente non ne arriva più. Volere è potere, sì, mi hanno indagato, non so quante inchieste perché sono un sequestratore, perché sono razzista, perché sono egoista. Io penso che voi mi pagate lo stipendio per difendere la sicurezza e i confini di questo paese, io difendo la sicurezza e i confini di questo paese. E anche i sardegni che sono arrivati meno della metà dell'anno scorso, meno della metà. Quasi 100.000 in meno rispetto all'anno scorso. C'è qualcuno a cui questo dispiace? Perché io ricordo che c'è un assessore della giunta in carica di sinistra che diceva nelle sue interviste che se la Sardegna si spopola, se la Lombardia si spopola e se i sardi scappano per lavorare, che problema c'è? Noi, dicono a sinistra, ripopoliamo la Sardegna riempiendola di immigrati, che non è esattamente il futuro che ho in testa io. Io penso che noi abbiamo il dovere di accogliere donne e bambini che scappano dalla guerra, ma non so a loro, nel resto d'Italia io vedo un sacco di questi ragazzi che mangiano e campano alle spalle nostre, che sono più robusti di me, hanno il cappellino, il telefonino, le scarpe da tennis, non fanno la gente dalla mattina alla sera. E quindi stop in questa... La RAI è questa. Signora, perché è incazzata? Cosa è successo? Cioè? Fuori clandestini. E all'altro mattino la questione è meno diversa. Il peraltro del decreto sicurezza che tanto fa protestare la sinistra del PD è previsto ad esempio oltre alla lotta alla mafia, agli spacciatori di droga, a potere di sindaci, telecamere, è previsto anche che i richiedenti asilo che commettono dei reati, che fino a ieri rimanevano qua,
fuori di qua, fai domanda di asilo, io ti apro il codice di casa mia, oltretutto spacci, scippi, stupri, molesti, ti colgo il giorno dopo, ti piglio e ti rimando al tuo paese senza perdere il mio paese. Perché poi sì, ma scemino. A meno che gli urlatori di sinistra che sono fuori se ne adottino tre alla testa, se li mantengono, se li pigliano in casa, pagano loro, ma fa casino lo stesso, allora sì. Alla signora diamo una delega alla sicurezza, se diciamo ragione. Ne abbiamo fatte di cose in questi 5 mesi, cose che dicevano che non si potevano fare, anche cose simboli, non rivoluzioni, tanti simboli. Ci ha detto per una vita che non si potevano togliere alcuni privilegi, non si potevano togliere i vitalizi agli ex parlamentari, in 5 mesi abbiamo tolto i vitalizi agli ex parlamentari. Perché non lo faranno, non ha fatto? Boh. Proprio questa settimana a Roma abbiamo abbattuto, e stiamo ancora abbattendo in questi minuti, 8 ville confiscate da mafiosi romani che erano da 30 anni, erano lì da 30 anni. Quindi vuol dire che se uno, questo ho applicato alla Sardegna, cosa vuol dire? Che mi hanno detto che ci sono alcune strade interrotte da anni, alcune ferrovie ferme da anni, c'è l'agricoltura che sta soffrendo grazie anche all'Europa che poi ci manda le letterine, invece di ricevere noi le letterine dell'Europa senza Sardegna va come va, gliela mandiamo noi la letterina a Bruxelles dicendo che siamo le scatole di pagare per stare un'Unione Europea che massacra la nostra agricoltura, la nostra pesca, il nostro commercio, la nostra industria. Certo, non si possono fare miracoli, però si può ricominciare, riaprendo qualche pronto soccorso che qualcuno ha chiuso, riaprendo qualche reparto ospedaliero che qualcuno ha chiuso, rispettando il diritto allo studio, perché un conto sono le grandi città, Milano e Roma, dove non si contano le scuole, un conto è chiudere una classe o una scuola in un paese della provincia di Moro, dove poi magari ti devi fare chilometri e chilometri, occorre buon senso, perché l'Italia è bella perché è diversa, anche la Sardegna è bella perché è diversa, bisogna conoscere i territori, bisogna amare i territori, e quindi io dico che il futuro della Sardegna non è in mano mia, il futuro della Sardegna è in mano vostra, dovete essere voi a decidere se si vuole il cambiamento o no. Un giornalista mi ha chiesto, ma perché in Sardegna dovrebbero votare Lega? Nessuno deve fare niente. Se uno è contento della Sardegna di oggi, continua a votare quelli di prima. Se uno per i suoi figli spera in qualcosa di meglio, stavolta dopo tanti anni la possibilità di cambiare c'è veramente. Mettendogli però facce nuove, non quelli che sono qua da una vita e che ben conoscete, che hanno parlato tanto e combinato poco. Ecco, ripeto, mi prendo come Lega di dare spazio alla competenza, all'onestà, però anche al cambiamento, perché quanti ne hanno portati via? Un po' troppi. E quindi è questo, sanità, lavoro, e sono contento che nella manovra economica, voi stasera tornate a casa e guardate i telegiornali, e che cosa vi dicono? Che l'Europa boccia la manovra economica italiana, sapete cosa succede con la letterina? Che io non posso toccare la legge Fornero, forse l'ultima cosa che faccio al mondo io la legge Fornero la smonto per questo, perché è una legge infame e sbagliata che ha rovinato milioni di italiani. Bravo, bravo! No, non ho nessuna intenzione di mollare, anche perché in questa manovra economica, grazie ai soldi che abbiamo messo lì per cominciare a smontare la legge Fornero, ritrovano il diritto alla pensione più di 1,5 milioni di italiani. Ma qual è la cosa che succede se tu restituisci questo diritto a 500.000 italiani? Che liberi 500.000 posti di lavoro per i giovani, altrimenti sono costretti a scappare all'estero.
sono costretto a scappare dalla Sardegna. Ormai non vengo più neanche a Milano, ma vado a Londra, vado in Svizzera, vado in Germania, vado negli Stati Uniti. Perdiamo i giovani perché vanno all'estero per lavorare. Perdiamo i pensionati perché vanno all'estero per pagare le tasse. E chi rimane qua? Rimaniamo noi. E quelli che piacciono alla signora. No, signora, poi finisce lei il comizio, però porti pazienza, già non mi credo. Già, aspetta, porti pazienza, un attimo. Sto dicendo, in manovra economica che non piace a Bruxelles, ma penso piace agli italiani, si comincia a spontare e dice, come questo nei telegiornali spesso le tiene non lo dicono. Dal 2019 pagheranno solo il 15% di tasse, centinaia di migliaia di partite IVA, artigiani, commercianti, piccoli imprenditori che fatturano fino a 65.000 euro, 15% secco di tasse, senza moduli, e se fatturi fino a 100.000 euro ti fermi al 20%, quindi risparmi un bel po' di quattrini che ti servono magari per investire nel tuo negozio o nella tua azienda. Si prevede l'assunzione di 1.000 ricercatori universitari. Ci sono 600 borse di specialità per i medici. È mio orgoglio come ministro dell'interno, visto che li abbiamo fatti sbarcare di meno e invece di 35 euro al giorno gliene diamo la metà e abbiamo risparmiato 1 miliardo, di questo 1 miliardo la metà la spendiamo per un piano straordinario di assunzioni delle forze dell'ordine, vigili del fuoco, polizia, carabinieri. 8.000 ragazzi e ragazze che indosseranno una divisa, e magari qualcuno anche loro, e magari qualcuno di quei medici sarà loro, qualcuno di quei ricercatori sarà loro, qualche pensionato che riuscirà a godersi qualche anno di vita senza morire sul posto di lavoro sarà da queste parti. Per carità, non riusciamo a dare tutto a tutti subito, quindi non vengo qua a promettere votate Lega regionale di Sardegna e saremo e sarete tutti subito più belli, ricchi, simpatici, intelligenti e fortunati. Però si comincia, perché se mai cominci, mai finisci. Siamo al governo da 5 mesi. Io sono invecchiato, mi sembra 50 anni, però sono contento di quello che stiamo... di quel... Dica signora, sono bello signora. Un punto sulla bellezza, sono pure un po' sovrappeso, lasci perdere. Poi mi sa che dopo la cena mi aspetta stasera per almeno 2 chili. Però è questo. E quindi, dica, ci stavo arrivando. Fra gli impegni che sono in grado di prendermi ce n'è uno. Nascere in quella che tutti dicono essere l'isola più bella del mondo. Però la Sardegna non può essere l'isola più bella del mondo 2 mesi all'anno, a luglio e ad agosto per quelli che vengono a farci i turisti. Perché deve essere l'isola più bella del mondo anche a novembre, perché ci vive in questa isola. Che non può pagare una più la testa per andare a farsi curare, andare a lavorare, andare a studiare. E io mi sono guardato i conti, lo Stato italiano dà decine di milioni di euro a qualche operatore privato che poi gestisce i traghetti e ogni tanto taglia questi traghetti, e lo stesso vale per gli aerei. Ora, se ti do dei soldi tu mi garantisci il servizio, altrimenti se ne fa carico veramente la regione o l'ente pubblico, perché non si capisce perché nascere, vivere, studiare, lavorare su un'isola debba essere una condanna. E quindi sulla continuità territoriale, sul costo dei trasporti faremo la battaglia fino in fondo. Pensi, non si può andare avanti solo a colpi di no, no qui, no là, no su, no giù, e qua c'è bisogno di un'energia che costa di meno. Non è possibile che nel 2018, in un paese che è Italia, che paga le tasse che paga in Italia, che paga il canone RAI, che paga... e in alcuni posti non vede la televisione, in alcuni posti non prende il telefonino, in alcuni posti non arriva le ferrovie, non avete come l'impressione di essere stati dimenticati e spennati per un po' troppo tempo? Perché mi sembra che a loro si paghino le tasse che si pagano in altre città italiane. Quindi piano piano rimettere
rimettere cose a posto, ricostruire, investire in infrastrutture, investire in strade, investire in ponti. Non voglio tornare indietro, l'Italia deve andare avanti. Investire non solo in turismo, perché senza industria non vai da nessuna parte, senza sostegno all'agricoltura non vai da nessuna parte. E qua io vi posso dire a nome mio, della Lega e del Governo, che siccome stanno preparando il bilancio dell'Unione Europea per i prossimi anni, si toglieranno un solo centesimo di euro all'agricoltura italiana e all'agricoltura sarda, noi quel bilancio non lo approveremo mai, perché ci hanno già schermato abbastanza. Poi non c'è niente di facile, però passo passo, dalla riforma della scuola, la riforma della giustizia, non ci possono essere processi civili o penali che vanno avanti 4, 5, 6, 7, 8 anni. E questo nei 14, allora, dalla maniera niente. Quindi c'è bisogno di sistemare, certo, io ho firmato un contratto di governo che mi impegna non per 5 mesi ma per 5 anni e voglio andare fino in fondo. Non guardo i sondaggi perché mi dicono quello che bisogna dire, però i sondaggi dicono che la Lega oggi sarebbe il primo partito, quindi ti converrebbe far saltare tutto, mandare tutti a casa, così elegge più deputati e più senatori. No, io ho tanti difetti, ma se firmo un contratto, se mi prendo un impegno, lo porto più in fondo. Sono i 5 mesi sì, 5 mesi no, in base ai sondaggi o in base a come mi alzo la mattina. Ho preso un impegno e costi quello che costi, questo impegno lo voglio portare fino in fondo. E poi il resto dipende da voi, perché il futuro della vostra terra, la regione, soprattutto è una regione autonoma, autonoma fino a un certo punto, perché vorrei sapere qualcuno dove si è dimenticato l'autonomia, perché qua non è mai stata applicata fino in fondo, e dove c'è Lega c'è autonomia, quindi io mi impegno a che... Allora qualcuno pensa che in Sardegna ci sia un dialetto, ci sia gente un po' strana, io mi spiego, no, guarda che in Sardegna non hanno un dialetto. In Sardegna hanno una lingua, hanno una bandiera, hanno una storia, hanno una cultura, hanno un'identità. Tenetela ben stretta, perché il rischio di questo periodo storico è che facciano la marmellata unica mondiale, dove tutti parlano la stessa lingua, guardano gli stessi programmi televisivi, ascoltano le stesse canzoni. Sui rapper non dico niente, non sono fortunato io, pochi rapper, non ho grande... Vabbè, quest'estate ho scoperto che gli avversari politici miei ormai non sono Renzi, la Boldrini, ma sono, non so, Saviano, Balotelli, Andrea, Santo... Ogni giorno c'è uno che dice, l'ultimo appunto è questo rapper Sato, che ha detto... Salmo, e chi lo conosce? Sto tizio che ha detto, se qualcuno ha i miei dischi e vota Salvini deve distruggere i miei dischi. Ma secondo me è dimostrato poca apertura mentale, perché l'arte non ha colore, perché la musica non ha colore. Io sono cresciuto a Pane e Fabrizio De André, non mi interessa come lo parla Fabrizio De André. Un poeta è un poeta, un cantante è un cantante, un quadro è un quadro. E invece no, a sinistra sono tanti, perché se non la pensi come loro sei razzista, fascista, egoista, populista, sovranista, nazista, milanista, questo sì. Punto. Punto. Quindi, va bene. No, non la cultura di sinistra. Quelli che hanno fatto i milioni spesso volentieri sono a sinistra, per cui sono i poeti, i cantanti, gli artisti, gli scrittori che non sono di sinistra, però guarda caso non vanno in televisione, guarda caso non vengono pubblicate dalle grandi case editrici, perché poi sono a sinistra ma pubblicano con Mondadori e vengono nei centri commerciali, sono così a sinistra, però chi se ne frega, per me la cultura non ha colore. Se una canzone è bella, è bella.
ascoltare delle canzoni di quel tipo non mi piace, però ho altri gusti musicali. Permettete anche questo bellissima stamattina, la giornata è cominciata presto a Roma, in battaglia, poi a Olbia, e poi qua, poi a Tortolì, poi domani mattina vado con orgoglio dal ministro dell'interno a Villa Simius a consegnare alla comunità locale una villa confiscata alla mafia, che tornerà a disposizione dei cittadini e in quel caso dei carabinieri del posto. E vediamo chi si stupa prima. E lunedì a Roma, nel quartiere Romanina, che è una periferia fuori Roma, spero di avere l'onore di dare il primo colpo di russo a un'altra villa tolta in casa nomina che diventerà un giardinetto per i bambini del quartiere. E vediamo chi si scopa prima. E poi sarà la volta di Palermo, dove anche lì una villa a Fontevalle diventerà un centro per bambini autistici. E io giro l'Italia, portandoli via anche le mutande, mafiosi, camorristi e traghetti. E restituendo agli italiani l'orgoglio di essere cittadini di un paese libero. Questo io chiedo all'Europa. All'Europa io chiedo rispetto, io non sono là, non sono nato religioso con nessuno. Ieri sera, ero alla tele su Rete4 dalla Palombelli e a un certo punto. E a un certo punto mi fa. Ma lei è violento, io. Non ho mai fatto volte con nessuno anche quando ero ragazzino, anche perché le avrei sicuramente prese. E quindi ho sempre evitato. No, io non sono. Anzi, chi mette le mani addosso a una donna o a un bambino, per me dovrebbe stare in galera e non uscire più per un resto di giorni. Perché chi ce la prende con i più deboli hai voglia di rieducarlo. Lo devi rieducare, ma sono di c'è fuori, perché altre maniere non le trovo per rieducare. Però io sono orgoglioso che in questi mesi si sia data un'anima a un paese che l'anima l'aveva persa. E quindi io all'Europa chiedo semplicemente rispetto, perché ricordatelo quando i giornali parlano dello spread, delle banche, della borsa, dei rimpianti, delle sanzioni dell'Unione Europea, noi ogni anno diamo 5 miliardi all'Europa che non tornano indietro. È come se io pagassi 5 miliardi di euro di spese condominiali nel mio condominio e l'amministratore mi dice: beh, per te l'ascensore non funziona mai, la scala non la pulisco e il porticale non te lo metto. E uno dopo un po' dice: ma io perché devo continuare a pagare le spese condominiali quando invece di aiutarmi mi mettono 2 dita negli occhi? Quindi semplicemente chiediamo rispetto. Oggi il commissario europeo al bilancio, un socialista francese, e già l'ho detto tutto, ha detto che noi siamo dei venditori di tappeti. Porta rispetto e chiudi la bocca, visto che lo stipendio te lo pagano i santi e te lo pagano gli italiani. E il venditore del tappeto lo pagano gli italiani. Tra i tuoi amici e i tuoi parenti. Loro al popolo che hanno rubato così loro. I compagni fuori si offendono, dai, con 4 gatti volete, però almeno vi avete dato modo di uscire di casa. Anzi, fatemi approfittare dal ministro dell'interno, posso dire che sono orgoglioso del lavoro che fanno i nostri poliziotti, i nostri carabinieri. Ci mettono l'anima. E per quello che riguarda chi mette le mani addosso a una donna, un uomo in divisa, finisce in galera, perché sono molto rispetto del fatto che tutti si permettano di tutto. C'era una polemica, pensate che livello siamo arrivati, c'era una polemica oggi su Repubblica che va bene per tante cose, però e c'era questa polemica contro di me, perché ho messo su Instagram la foto di una manifestazione studentesca dove c'erano queste 3 simpatiche ragazze sorridenti che avranno l'età di mio figlio, avranno 16-17 anni o di più, che vedevano con questo cartello verde che
che diceva sostanzialmente che Salvini aveva ancora posto in piazzale di Loreto per essere appeso a testa di giù. E qual era la polemica di questo giornale di sinistra? Non che c'erano tre ragazze che se mio figlio facesse la metà di una roba del genere prende tanti di quegli schiaffoni che gli passa la voglia e gli fanno per il resto del suo giorno. No! Il problema non era queste che inneggiavano a piazzale Loreto e la pena di morte, il problema era Salvini che aveva pubblicato questa foto dicendo ma mi pare normale. Questo mi dice che bisogna ripartire anche dalle scuole. Vedo qua fortunatamente tante ragazze e tanti ragazzi e la nostra forza è questa, che stiamo seminando speranza nei giovani. Tu quanti anni hai? 17, sei un grande, grazie. 16, ti offro di meno, chi ne ha 15? Qualcuno non è 15. Una è 50. Io 15. Sì, te 15, buonanotte. 14. Vai. Quanti? 15. 10. Quanti ne hai? 11. Ma è per dire che è bello, perché se ci si appassiona a un ideale, a dei valori da ragazzi, poi te lo porti dietro per tutta la vita, però come ci sono ragazzi che hanno curiosità, che hanno interesse, che hanno passione, ce ne sono altri che magari ne hanno di meno, motivo per cui una delle proposte di legge della Lega che verrà approvata nelle prossime settimane reintroduce sui banchi di scuola l'educazione civica per spiegare le comunità il valore del rispetto, della solidarietà, del sacrificio, della convivenza civile. E se si riparte dalla scuola e anche dall'università aprendo i concorsi anche ai docenti che non siano amici degli amici, figli dei parenti, dei cugini, dei cognati, degli amanti, ma di portarlo in merito anche sui banchi di scuola, ecco, abbiamo fatto, se solo riusciamo a fare la metà di questo sono un uomo felice. Poi ci sono altri impegni che ho ben chiaro per i prossimi mesi di governo. Ricordo quello che riguarda le accise sulla benzina, perché ogni litro di gasolio se ne va per tre quarti in tasse che arrivano alle casse dello Stato italiano e mi sembra ingeneroso e ingiusto nei confronti di chi lavora. Però questo è un altro film. Avete 90 giorni e la l'avvio qua. Il destino della Sardegna, per cui alla giorno si occupa di scuole, di strade, di ospedali, di sostegno all'impresa, ai negozi, e quindi è qua che si decide il destino della Sardegna. Passa da queste parti per i prossimi 90 giorni. Se avete voglia di trovare un cambiamento che farebbe notizia in tutto il mondo, io sono a vostra disposizione. Però non vengo né a imporre i governatori né a imporre i candidati. I candidati per la Sardegna, i governatori per la Sardegna, se li scelgono i sardi, li conoscenti in Sardegna, non li conoscenti a Milano, a Roma, a Torino o da altre parti. Quindi se voi fate le vostre scelte, contate su di me. E per quello che riguarda gli sbarchi rispetto all'anno scorso, li abbiamo dimezzati, il mio obiettivo è arrivare a sbarchi zero. Come fate su di me, io conto su di voi. Viva loro, viva la Sardegna, viva la Lega, grazie per questa splendida serata. Grazie veramente di cuore. E viva la campagna se c'è anche la maglietta. Grazie di cuore. Qualcuno vuole fare una foto? Qualcuno vuole fare una foto? Come ci organizziamo? Ci sale a destra, vai a sinistra, destra. Alla fine a destra. Telefonino alla mano. Aspettate che mi faccio un selfie. Paure,
anche qui bisogna liberare, dopo fatto le foto per favore.